Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz. Oggi torniamo assieme su They Are Billions. È un po' di tempo che ve l'avevo promesso, quindi ho intenzione di mantenere questa promessa e tornare a giocare a They Are Billions, il nuovo RTS che come vedete è ancora in beta. Oggi iniziamo una nuova partita, We Need a Wall. Penso che giocheremo al 100%. Vi avevo detto che mi sarei allenato, non sono riuscito a allenarmi più di tanto. Ho capito un attimino qualche meccanica in più, ma niente di particolare, quindi vediamo un attimo se riuscirò a finire la mia prima partita, perché non è ancora finita neanche una, quindi attendo i vostri suggerimenti, probabilmente registrerò, cioè giocherò tutto il tempo di fila, magari moriamo, quindi mi serviranno per quella dopo. Adesso vediamo un po' anche che mappa si viene a generare, vedo subito un sacco di cibo, perché il cibo è la cosa importante. Allora, ho riguardato un po' la vecchia partita, visto che gli errori principali sono stati che mi sono espanso troppo lentamente e che eravamo sempre sotto come numero di lavoratori. Questa è una cosa assolutamente da evitare, quindi numero di lavoratori e oro sempre più alto possibile. Adesso teniamo la pausa, iniziamo col costruire subito qualcosa che riguarda il cibo. Qua abbiamo un bel 14, questo è un 10, quindi 14 è già un numero parecchio interessante. 12, se invece andiamo a mettere questo, 16, 15, 15. 18, ma è nel bosco, non si può costruire nel bosco. No, penso che qua ho questo bel 16 possa fare decisamente al caso nostro. Allora, mentre il soldato lo teniamo qui, qua non si può passare, può essere una cosa positiva. Vediamo di espanderci più da quella parte, quindi ne mandiamo uno di qui. In a move direttamente, tanto non dovrebbero esserci troppi problemi. Uno qui e uno a nord. Tu per ora vieni qua. For the humans! Perfetto, e poi iniziamo a costruire questa appena ci sarà il primo tick di oro. Ora, la cosa importante è andare subito a trovare delle risorse. Qua già si sdoppia la faccenda. Ok, userò molto la pausa, ragazzi, perché voglio imparare bene a giocare e mi serve non fare errori. Zoomiamo indietro un attimino, ok. Tu vieni di qua, ma evitiamo di farti sparare. Tu vai giù di qui. Che abbiamo iniziato a trovare qualcuno. Ammazzali, ammazzali. Sacco d'oro. Prendi tutto. E ritirati qui. Mentre ti ritiri, io costruisco. Allora, il cibo adesso arriverà in maniera importante. Secondo me qua c'è una zona di costruzione migliore. Perché l'altra volta avevamo un sacco di montagne, ma questo ci precludeva la possibilità di fare una zona di costruzione grossa, cosa importante per andare a sfruttare bene il mercato e la banca, che sono strutture che migliorano le case. Quindi andrei innanzitutto a progettare bene questa cosa. Dove ci possiamo andare a mettere? Perché per esempio qua c'è un buono spazio, ma sarebbe più da utilizzare per le fattorie. Potremmo svilupparci in questa direzione invece. Potremmo svilupparci in questa direzione. Quindi andiamo un po' a mettere le case. Facciamo così. Per ora mettiamola qua e poi io scenderei proprio da questa parte. Vediamo di assicurarci proprio tutta questa zona qui. Tu vedi qua, tu in a move sali di lì perché voglio prendermi quella parte lì. Ok, tu adesso attacca e uccidili tutti. Voi avete già il vostro da farsi. Bene. Inizialmente non ci sono runners, quindi potete tranquillamente mandare la gente all'attacco. Intanto vediamo di costruire. Questa io quasi quasi la piazzo già giù. 4, 5. Perfetto. E vediamo di prendere altro cibo. 12, 14. Perché cibo siamo già sotto. Cioè costruite queste praticamente. Adesso con quella lì andiamo avanti, ma vedete, il soldato non è fatto proprio per fare il ranger. Qua c'è però, di sicuro ci sarà qualcuno, ma c'è un sacco d'oro. Or, Shador, Dior. Allora, aspettate un momento, non mi ricordo più già quanto costano le cose. Questo costa solo oro. Posso metterne uno qui? No, 16. Che arriva fino a qua, quindi posso mettermi qui 12, cioè qua no, 14, 14.
Va bene, andiamo a mettere questi. Ci serve wood. Di conseguenza, la prima cosa che devo andare a prendere è il wood. Quest'oro qua so che c'è e sono almeno 1000, quindi interessante. Per ora ti metto qua in hold, non dovrebbe passare nessuno, anzi ti metto non in hold ma così, che copre un pochino di area in più. Questa sembra davvero un'ottima zona, davvero un'ottima zona. Ottimo, è tutta chiusa, fantastico. Quindi possiamo davvero andare a costruire qui, ragazzi, eh? Può essere qualcosa di interessante. Allora, vi dico la verità, io avevo già registrato questo primo episodio, ma nel secondo sono morto subito. E visto che vorrei fare una serie più lunga di un episodio e mezzo, insomma, non l'ho caricato. E però anche quello lì stava iniziando bene. Adesso, visto che sto continuando a giocare l'inizio delle campagne, sto diventando bravo nella fase iniziale. Allora, boom, boom. Cioè, bravo un termine relativo, visto che siamo morti un po' di volte. Wood, mi ha detto che mi serve quello. Allora, wood, wood, wood. 9, non mi piace. 10 è meglio. 9 non mi piace. 8. E facciamo 10. Qua potevo fare un bel 10. No, però... troppo vicino a quella struttura, li avrei dovuto farla qua. Niente, andiamo a prenderci questo qua. A livello di legna però non ne vedo molta, cioè abbiamo solo questa foresta. Attention, building completed. Allora abbiamo un bel po' di cibo, l'energia abbonda. Dobbiamo andare a costruire le case e... per ora posso mettermi solo qui. Oh, troveremo mai qualche zombie da questa parte? Porca di quella vacca, che cavolo abbiamo chiamato? Perché siamo così vicini al lato della mappa. Mamma mia, un sacco di... ah, accidenti. Allora, vieni qua. A move in questo punto. Tu vieni qui. I soldati sono degli esaltati. Tu continui a sparare in quella zona. E tu devi pulire di qui. Mamma mia quanti. Meno male ho appena detto abbiamo iniziato bene. Cioè, come se fosse già un'ondata questa, vi rendete conto? Allora, voi mi mettete qui a sparare. Poi cerchiamo di chitarli un pochettino. In maniera tale che questi due sparino. Mamma mia. Allora... gold reserves, 1000 in più o aumentiamo il gold che arriva dal centro. Ma io andrei per un bonus a lungo termine. Abbiamo già 1000 volendo qui. Quindi questo qua, anche perché rischiamo di sprecarlo, perché non so come, cioè non ho la possibilità di costruire altro in questo momento. Quindi scegliamo questo. Poi qua andiamo avanti almeno fino a 20. Poi potremmo anche metterti in pausa. Nel frattempo che costruiamo lì, questo ancora me lo posso permettere, non dobbiamo aspettare ad avere wood. Quindi per ora va bene così. Qua non mi piace che sia a metà fra due. Pulisci più che altro lì. Ah! Qua mi sono girato un secondo. Ok, fermi tutti. Siamo troppo vicini a... ok, voi venite qui in a move in questo punto e adesso vediamo di continuare ad ammazzarli. Per fortuna ha soldato tanta vita, eh? Mamma mia. Allora, di lì è una zona pericolosa. Proviamo a pulire il nord, pulire di qui e tu torna qua. Mamma mia, che rischio. Ok. Cioè, nella prima serie saremmo già morti a questo punto. Ok, tu la legna ora me la porti. Pulisci più da quella parte. Qua mi serve stone e wood.
Però prima dobbiamo espanderci un pochino. Costruire case. Cibo comunque un po' l'abbiamo preso. Abbiamo davvero un sacco d'oro. Questo è davvero tanto oro. Patrole P però non lo so. Che qui va bene, abbiamo bisogno di più soldati da sta parte di sicuro. Ok, abbiamo 10. Andiamo a mettere... Tanto qua una casa non ci sta. Potevo iniziare uno più in là, però ormai è iniziato qui. Va bene, mettiamo questo qui. Cerchiamo di avere più oro possibile. È importante che la legna dia almeno 10, perché sennò in un tick non riuscite neanche a costruire una torre Tesla, e sarebbe un po' un problema. Vediamo un po' qua, dimmi che è chiuso o non è chiuso. Ok, pulisci, inizia ad attaccare pure te. Continuate a mandarli indietro in avanti, va bene. Allora, abbiamo detto che qua purtroppo non c'è possibilità. Potrei costruirli indietro, eh. Questa la cancelliamo. Ora mi manca energia. Quindi i prossimi 20 di wood andiamo a sistemarli in quella maniera lì. Qua abbiamo già pulito sta parte? No. E attacca. Dovete tenere gli arcieri tutti quanti all'attacco. Qua ce li avvicini, ma dovrebbe farcela. Diamo io una mano, ancora un po' di micro. Qua siamo già a 25. Ti metto in pausa così recupero anche un po' di energia. E possiamo andare a costruire un po' di cibo. Allora, ...12 che non è male, ma io sfrutterei anche questi. Allora, tu mi copri fino qui, quindi posso metterlo qua. 14 non è per niente male, solo che fuori dalla, dal confine della Tesla Tower. Quindi vado a metterne un'altra. Poi ci passo se ne metto uno qui, uno qui. Dov'è che voglio mettere il cibo? Abbiamo detto qua, vero? Sì, quindi se metto la Tesla Tower qua, poi non posso mettere questo qui. Quindi la vado a mettere qua per evitare di rimanere incastrato, anche se perdiamo un minimo di efficienza, ma va bene lo stesso. Adesso l'oro è davvero già tanto, perché comunque abbiamo più 20 da questa parte di qui. Attacca di lì, qua pulisci. Dopo che hai ucciso quello cambi parte, pulisci in più di lì. Ok, qua stiamo iniziando a pulire bene questa zona. Attacca lì, vorrei un altro arciere che torna indietro. Pulisci in questo modo qua. Va bene, cibo c'è, quindi al prossimo tick andiamo di energia. Purtroppo arriva fra un bel po'. Building completed. Andiamo già a 300, quasi 300, eh. Ora, avendo spento questo, abbiamo possibilità di mettere davvero tanta energia da parte. Allora, guardate un attimo che dal secondo giorno e mezzo iniziano ad avvicinarsi. Quindi ora energia e poi subito accampamento militare. Vediamo di uccidere tutta sta gente qua. Qui va bene. Mi dispiace perché qua è davvero un sacco di spazio vuoto. E ora sto pulendo con questo che è davvero lontano, in una zona piuttosto inutile. Quindi ti mando qua. Mentre a lui dirò di fare un percorso un pochino più lungo.
Ecco, vedete che ora iniziano a muoversi? Dal secondo giorno iniziano a venire in qua. Ti dico di uccidere questo appena si avvicina. Hold. Hold. Ok. No, ce l'hai fatto ucciderlo tranquillamente. Ok. Fatto fuori questo, ammazzalo, dai. Che lui fa un sacco di rumore. Gli dirò di fare patrol in una zona abbastanza ampia. Però dovrebbe riuscire circa a coprirli tutti. Zoom un po' indietro. Ok, puliamo bene la zona. Abbiamo 20, abbiamo 20. Allora, boom, boom. Qui, boom boom, ok. Ma qua ci sta. Qua ci sta perfettamente. Tanto non è che possiamo costruire molto altro. Energia, a questo punto posso già andare a prendermi un po' di legna in più. Quanto costa la legna? Energy 4. Dobbiamo aspettare che finisca quello sostanzialmente. Ok, così va bene. Qua cosa c'è? Qua è chiuso, questa è decisamente una buona notizia. Quindi attacchiamo a nord. Tutti questi tre a nord e tu mi copri da solo tutta questa parte. C'è questa foresta che ci sta letteralmente coprendo metà. Cioè, foresta e lago, il sud è praticamente coperto da solo. Ci sono questo buco e questo buco. Ora potrebbe arrivare qualcuno da questa direzione, ma speriamo non lo faccia. L'energia purtroppo è ancora bassa, adesso però manca anche il cibo. Manca anche il cibo. Ah, ok, questo qua l'abbiamo fatto. Ma potrei anche mettere un 13 così poi abbiamo più zone più avanti. Perché questo arriva fino a qui. Questo vuol dire che lo posso mettere qui. Non è tanto, invece se lo potessi mettere qua andrei a guadagnare un po' di più, quindi usiamo il 13. Che va bene. E qua non stiamo pescando su questo lago. 14, 12, ok. 16. Ok, però qui andiamo a metterci anche un pezzo di legno solo davanti perché è troppo pericoloso. Questa parte qua esposta è davvero a rischio morte per tutti. Ciao, al prossimo passo di sicuro puoi mettere questo, quindi ci serve energia e legna. Va bene, aspettiamo. Energia e legna, l'energia sta per arrivare. Legna potremmo andare a mettere dentro questo. Perché non mi dice qua quant'è? Quant'è qua? A me non sembra poco. Perché non mi dice il guadagno? Più 10. Ma comunque mi sembra, cioè a occhio mi sembra quella che abbia più, che ha più pezzi di legno dentro. Quindi va bene. Qua tutti e tre stanno attaccando, tu copri da solo tutta questa parte. Perché potrebbe arrivare qualcuno. Qua dobbiamo chiudere questa zona qui e siamo già arrivati al bordo mappa praticamente. Ok, ci siamo. Ora manca solo 20 di wood, prossimo tick al 100% andiamo di soldati. Qua manca il food invece. Ok, adesso ce l'abbiamo. Potremmo andare ancora più in maniera potente. Siamo espansi molto in questa zona, dobbiamo proteggere le tende perché se ci toccano questa struttura
riusciamo magari a fare qualcosa. Se ci toccano una tenda siamo letteralmente morti. Qua continuiamo a pulire bene la faccenda. Quale? Qua dobbiamo pulire bene tutta questa zona horde perché ci serve, ma soprattutto voglio espandere le mie Tesla Tower da questa parte. Però il wood adesso lo teniamo per fare il centro dei soldati. Il wood che è il legno. Usiamo l'italiano visto che ce l'hanno insegnato a scuola, anche se non ce l'hanno insegnato bene. Lo sapete che i diti che vi hanno sempre detto che è sbagliato? Invece va bene, 14. Ecco, abbiamo fatto bene a costruirla qua. Ero molto curioso. Ok, adesso guadagniamo già quasi 400, eh. Interessante. Sto tacchino qua, cos'è, un corvo? Capito perché hanno messo un corvo che mi distrae in continuazione. Ok. Attenzione alla minimappa, ragazzi. Se vedete un puntino rosso in mezzo ai vostri puntini verdi vuol dire che siete morti. Anzi, a tal proposito, andiamo a costruire... Ah, questo è proprio il limite? Vabbè, intanto andiamo a mettere giù questo. Allora, questo dove lo andiamo a mettere? Perché potremmo mettere qua il mercato e la banca e costruire in questa zona. C'è questa roba qua in mezzo. Qua, secondo me, però, è una zona abbastanza morta. Quindi potremmo andare a metterlo qua. Purtroppo lì no. Qua sì, andiamo a andare. Ci rubiamo un po' di cibo, ma di certo non metterò una farm qua perché lo spazio è poco. Mi lascio questo per andare a pescare, però vediamo se ha senso l'andare a pescare qua. Sì, ha molto senso, 14 è un bel numero. Quindi mettiamo il peschereccio qui. Tu copri già tutto, quindi qua praticamente non possiamo metterlo nessuno a nord, quindi tanto vale metterlo anche lui magari qua. Questo di conseguenza lo posso mettere qui. Perfetto. Perfetto. A questo punto, se posso permettermi una Tesla Tower, non posso. Quindi facciamo lavorare un po' la legna. E poi iniziamo a fare i nostri bellissimi soldatini. Qua va bene, non vedo puntini rossi in avvicinamento. La minimappa è la cosa più importante che esista in questi giochi. Solo che è piccola, perché è mini. Chi l'avrebbe mai detto? Allora, il chip è già finito, quindi questo qui lo andiamo a costruire. La prossima Tesla Tower è di sicuro qua, perché dobbiamo fare il giro. Tra l'altro, se svuotiamo questa parte, poi riusciamo di sicuro a sfruttare meglio tutta sta foresta. Che è l'unica zona dove possiamo prendere legno, quindi... Davvero fondamentale, ci sarebbe quest'altra foresta composta da due alberi, di cui uno morto, quindi non penso... No, c'è questa che è ancora piccolissima, quindi va bene. Qua continuiamo a pulire il nord perché c'è una massa di zombie incredibile. Davvero tanti. Qua siamo davvero vicini, eh. Però siamo già riusciti a far fuori un sacco di runners che erano lì sul bordo. Quindi non dobbiamo disperare, abbiamo la possibilità di fare un sacco di cose. E adesso cerchiamo di mettere in atto quello che ho appena detto. Ok, qua andiamo a mettere questo qui. Posso metterne un altro anche qui. Adesso vediamo come gestire questo. Poi ne vorrei mettere una qua. È finito il legno o altro. Ora sembra ci sia il cibo. Comunque dobbiamo di sicuro finire di sistemare la zona lì. Lui si è diventato un veterano, continua, perché per ora non possiamo ancora far altro. Ora il prossimo edificio importante da costruire è il wood workshop. Quindi ci serve non ci serve più la stone, quindi per ora non raccogliamola. Va bene il legno, potremmo già metterlo giù. Cioè gli altri requisiti sono già abbastanza soddisfatti.
sono già stati abbastanza soddisfatti. Ecco, diciamo che sembra una frase ancora più italiana di quella precedentemente detta, che ovviamente la rende positiva. Ok, questo qui. Ecco, un'altra cosa che dovete fare è tenere sempre queste risorse basse. Questa è una regola d'oro di qualsiasi RTS, ovviamente, non solo di questo. Allora, sotto subito con arcieri e li mandiamo tutti a... Anzi, prima ne mando uno qua. O uno qua. No, mandiamo prima... O qua. Qua. Va bene. Vediamo se non si è avvicinato nessuno. Ok, attacca lì. Tu ti sei espanso troppo a nord, di sicuro. Torna a sud e attacca di lì. Qua ancora non c'è nessuno. Abbiamo finito 3 Tesla Tower in un colpo solo. Quindi, cibo che è finito. Vedete che continua a finire il cibo. Allora, qua non mi dice quanto. Però secondo me è tanto. 14. Dovrebbe essere ancora di più. Allora, qua possiamo arrivare teoricamente fino qui. 15. Perfetto. 15 è un buon numero. Poi, visto che tanto di fianco non ci possiamo costruire niente, ci metto un bellissimo bastoncino, così se mi sfugge qualcuno vanno prima sul bastoncino. Anzi, potremmo mettere una porta, così se proprio mi sbaglio... Qua non passa nessuno. Secondo me così va bene. Potremmo stare uno più avanti, no, perché va benissimo stare dove sono ora. Non serve fare doppie mura o niente, perché tanto è l'inizio. Però ora possiamo pulire il sud e comunque una porta qua va bene. Quindi sono soddisfatto. Serve energia perché l'abbiamo finita. Comunque siamo sotto. Quindi andiamo ad aspettare il prossimo tick per costruire quella. Abbiamo già i tick da 400, quindi possiamo andare lì. Quello che ci manca è il cibo, che lo stiamo costruendo. Vediamo se possiamo pescare un po' di più. Man, not really. Not really, I think. Va bene, ragazzi, come primo episodio direi che va bene, abbiamo impostato un po' il tutto. Non siamo riusciti a tirare fuori tanti arcieri ancora, purtroppo. Adesso nel secondo episodio voglio proprio andare pesante con l'arcieri e farne almeno una trentina e iniziare a spingere in tutte le direzioni e capire un attimo dove andare a chiuderci. Abbiamo comunque dei confini molto interessanti, perché qua questo laghetto ci aiuta un sacco, questa montagna ci aiuta davvero tanto e qua è un'ottima zona per espandere le case, quindi possiamo andare a fare tipo un mercato qua, uno qua e facciamo proprio una metropoli in questo punto. Questo qua è Manhattan, vedete? Comunque dai, ci salutiamo qua e ci vediamo nel prossimo episodio. Se ho bisogno d'oro posso andare qua. Vediamo un po' cosa ne viene fuori, sperando che il prossimo episodio non sia l'ultimo, perché se riesco a fare almeno 3 la pubblico. Ci salutiamo qua, ci vediamo sotto nei commenti e vi chiedo, ragazzi, visto che il gioco è comunque molto interessante, di lasciare un bel mi piace. Questa qua se la faccio andare mi mangia 4 di energia. No, per ora no. Di lasciare un bel mi piace e condividere il video con i vostri amici. Ci vediamo nel prossimo episodio. GG a tutti.